Assessore Marco Scaiola, finalmente ci siamo, le tante attese mascherine arriveranno ai cittadini liguri, è ufficiale, come, quando avverrà questa distribuzione? Ma sì, come diceva lei, la notizia è ufficiale. Il presidente Giovanni Totti ancora una volta ha mantenuto la parola presa con tanti liguri, ovvero quella di fare in modo che nel più breve tempo possibile tutti i liguri, tutti i cittadini potessero avere la dotazione di una mascherina, perché sappiamo che l'emergenza coronavirus ha dei tempi incerti e quindi per permettere comunque alle persone che devono restare a casa, e sottolineiamo devono restare a casa, ma coloro i quali comunque escono per fare anche la spesa, quelle minime commissioni indispensabili, hanno bisogno di una mascherina. Le mascherine sappiamo bene, e ce ne siamo resi conto anche noi, quanto sia difficile e impegnativo trovarle per i medici, per gli addetti ai lavori, e quindi abbiamo voluto aiutare i cittadini dando gratuitamente le mascherine. Ora le mascherine sono arrivate, il problema era pensare la strategia migliore per consegnarle, anche perché non è facile pensare di consegnare a tutti una mascherina rischiando anche di creare in qualche posto degli assemblamenti di persone e quindi di creare un ulteriore problema. E quindi qui c'è stata una straordinaria idea del presidente Totti, prima regione in Italia, lo voglio sottolineare, che ha fatto un accordo gratuito, quindi non costerà niente, ai cittadini con Poste Italiane, che ovviamente dobbiamo ringraziare. Poste Italiane si occuperà di distribuire le mascherine per i comuni sopra i 2000 abitanti, quindi i comuni più grandi ovviamente, saranno confezioni da 2 mascherine per tutti i componenti del nucleo familiare. Per quei comuni invece sotto i 2000 abitanti, quindi quelli più piccoli, qui, grazie ad un accordo con ANCI Liguria, ci sarà la consegna da parte della nostra Protezione Civile ai sindaci dei cosiddetti piccoli comuni, i quali insieme alla loro Protezione Civile locale si occuperanno di distribuirle ai propri cittadini. Voglio già dire un'altra cosa, questo lavoro inizierà venerdì, quindi inizierà prima di Pasqua, e terminerà presumibilmente entro la fine del mese di aprile. Si sta già lavorando a una seconda distribuzione di mascherine, perché ne serviranno tante per un tempo ancora indeterminato, e questa seconda consegna coinvolgerà le farmacie e anche le edicole. E poi ovviamente si naviga a vista e quindi si guarderà e si vedrà di volta in volta qual è la cosa migliore da fare nell'interesse ovviamente della salute dei cittadini. Quindi venerdì si comincia con la consegna da parte delle Poste, giusto? Direttamente ai, esatto, comuni oltre i 2000 abitanti. Quelli fino a 2000 abitanti più o meno quando pensa? Ma no, parallelamente stanno iniziando. Mentre noi stiamo parlando, proprio oggi è stato chiuso l'accordo con Poste, proprio mentre noi stiamo parlando la Protezione Civile regionale prenderà contatti con le realtà locali, appoggiandosi anche con ANCI Liguria, che in questo sta molto collaborando con la nostra amministrazione, che ringraziamo, e si occuperanno di far avere ai comuni più piccoli, abbiamo detto quelli sotto i 2000 abitanti, parallelamente. Quindi non è che ci sono fasi diverse, comuni grandi, comuni piccoli. Certo. Si viaggia tutti insieme.